Buonasera, amici di Globus Television, ben trovati da Edoardo Barbera, nuova puntata di All Sports. Questa sera tanti sport del quale parleremo in ambito non solo regionale ma anche nazionale. Io andrei subito a presentare la scaletta di questo pomeriggio, che vede iniziare la puntata con il Jiu Jitsu, poi passeremo alla pallamano, la palla a volo con Nello Failla e chiuderemo con il ciclismo con Valerio Capsoni e le sue capsonate. Iniziamo subito con il Jiu Jitsu, io non sono solo in studio, vado a salutare i numerosi ospiti che oggi sono qua con me, buonasera a tutti e inizierei con Giuseppe Petino dell'organizzazione degli assoluti di Jiu Jitsu, poi Giovanni Puglisi, presidente dell'ASD Daiki Dojo e le ragazze Ludovica Falgares, Greta Calabrese, Giulia Ferro e Diletta Lonno, buonasera. Buonasera a tutti Buonasera. Io intanto inizierei con voi, Petino e Puglisi Intanto, Avvocato Petino, volevo domandarle come sono andati questi assoluti organizzati qua a Catania e Catania che è stata anche protagonista di questo evento Allora, questo evento è stato straordinario Tutti gli atleti non nostrani e venuti da fuori, da tutta Italia, da nord a sud, sono stati eccezionali L'organizzazione da parte della Daikidoji è stata splendida tutti felici, il comune di Catania che ha dato una mano importante nell'organizzazione ha accolto con grande entusiasmo questo progetto, non appena ne abbiamo parlato con il sindaco, con Salvo Pogliese, è stato immediatamente entusiasta, importantissimo l'apporto dell'assessore Sergio Parisi che ha supportato l'organizzazione, determinante anche la delibera che ha fatto la giunta comunale cosiddetta del turismo sportivo che ha portato alla città. Sia questo evento, sia ce ne saranno altri eh, che saranno organizzati a Catania. Catania ha risposto alla grande. L'organizzazione è stata perfetta, bene la viabilità, bene tutto. Le ragazze straordinarie, ragazzi straordinari. È stato uno spettacolo intensissimo. Bellissime le giornate, soprattutto quella che un po' tutto il pubblico ha seguito di più, sempre l'ultima giornata, dove sono i combattimenti che sono quelli che accendono di più l'entusiasmo del, del pubblico presente. Catania ha risposto alla grande. Io vorrei anche domandare al Presidente Puglisi, visto che siete stati già protagonisti l'anno scorso a Roma, quest'anno è andata molto bene pure in casa, e come la giudica poi sentiremo anche le voci delle ragazze per addentrarci all'interno delle singole discipline? Sì, diciamo che è stata come diceva Petino una bella esperienza, per noi soprattutto perché ci siamo ripetuti, dopo il titolo vinto l'anno scorso anche in casa siamo riusciti ad avere la stessa soddisfazione. Per noi era anche importante visto che i ragazzi si sono preparati al meglio per questo appuntamento. Ci tenevano a fare bella figura davanti ai propri genitori e compagni, davanti alla città. Quindi, diciamo che per noi la soddisfazione è stata massima da questo punto di vista. Eh, anche l'affluenza delle persone è stata importante. Abbiamo avuto. 130 partecipanti al campionato assoluto e oltre 300 ragazzi che hanno partecipato al trofeo Giovani Promesse, che per noi è uno sbocco fondamentale per la strada del futuro. Ecco, proprio su questo perché spesso comunque in Sicilia, anche a Catania, gli sport che richiamano maggiore attenzione sono altri. Invece stiamo notando che da quando comunque anche il comune è riuscito a organizzare eventi importanti, tra cui anche le finali di beach soccer l'anno scorso e anche quest'anno, le finali di pallamano. Notiamo come l'affluenza di pubblico e anche delle immagini in sovraimpressione si può notare come eh, sia stata davvero positiva. Sì, diciamo che grazie un po' all'apporto di tutti siamo riusciti a fare anche un buon lavoro dal punto di vista della comunicazione. Molte volte i nostri sport, essendo sport minori, sport poveri, la grande problematica che hanno sta proprio nella comunicazione che riusciamo a fare e a dare agli spettatori. Stavolta, grazie al Comune e un po' anche agli sponsor che ci hanno aiutato tantissimo in questo lavoro. Siamo riusciti proprio a dare un'informazione giusta e a far sapere alle persone che questo evento si svolgeva nella nostra terra, la Sicilia, e soprattutto su Catania. È stato veramente un successo. Bene, io passerei allora a sentire anche le ragazze. Inizierei proprio con Ludovica Falgare e Segreta Calabrese che hanno combattuto nel doppio, nel duo System. Ehm, Come è andata? Che medaglia siete riusciti alla fine a conquistare? Ehm, che esperienza vi ha lasciato? Buonasera, allora, ehm, abbiamo, partecipato a, abbiamo vinto l'assoluto eh, italiano della coppia femminile del Due System, siamo arrivate prime, abbiamo vinto quindi la medaglia d'oro. Ehm, il due System consiste in una disciplina che si svolge a coppie, eh, in cui due coppie si scontrano e si devono confrontare sul tatami ehm, in una serie di tecniche che poi verranno giudicate da, ehm, da cinque ufficiali di gara. E poi una volta arrivata al termine di, di, di questa competizione... Ehm... La somma dei punti poi determinerà chi vince o chi perde. Eh, questa, le emozioni che ci hanno lasciato sono stati abbastanza forti, eh, soprattutto perché era un campionato abbastanza importante eh, e soprattutto, come ha detto anche il nostro maestro eh, davanti soprattutto i nostri amici e parenti, anche grazie alla squadra che ci ha, che ci ha supportato e ci ha seguito fino alla fine, eh, diciamo che non, um, non abbiamo avuto esitazioni e quindi siamo arrivati alla meta con molta tranquillità e molta gioia. Greta, a te volevo domandare solamente che eventi vi aspettano ora perché già a dicembre sarete nuovamente pronte a combattere. Sì, il prossimo incontro sarà l'1 dicembre: il campionato regionale a Santa Caterina-Battiati. Giulia invece tu, eh, cambiamo qua disciplina perché è duo system misto, in cosa consiste e che differenze ci sono? Con La disciplina che compagne. ho svolto è appunto come quella delle mie compagne, che a differenza loro consiste nell'avere un compagno maschio. Ehm, come è andata in queste ehm, finali del 2 e 3 novembre? Queste finali sono andate veramente bene, eh, ho vinto la prima me la medaglia d'oro e eh, mi sono giudicato il titolo di, ca di campionessa assoluta. assoluta. Complimenti <ride> e ora passerei anche a Diletta, tu invece combatti nel fighting. Buonasera a tutti. Come, come funziona? Sì, beh, il fighting è ben diverso dal duo system, anche perché è un combattimento individuale, dove ti si scontra con un avversario e il combattimento si divide in tre fasi. La prima è uno scambio di atemi, ovvero calci e pugni, poi si passa alla seconda fase dove bisogna cercare di proiettare, quindi fare prima del kumikata e proiettare l'avversario a terra e successivamente si passa alla terza fase, combattimento a terra, dove si cerca di immobilizzare o far battere il, co il compagno. Che esperienza vi lascia eh, una manifestazione comunque importante come questa, non solo dal punto di vista sportivo ma anche da quello eh, personale? Beh, fare un'esperienza di queste comporta un sacco di emozioni, la tensione, l'adrenalina, la gioia di vincere, infatti mi sono qualificata al primo posto in questo campionato e soprattutto dopo... Ehm, le, ti porti questa esperienza dietro e sei pronta a dare il massimo anche, nelle anche per le gare che saranno sì, tornando invece all'avvocato Petino e al presidente Puglisi che eventi vi aspettano ora per il futuro non solo come abbiamo detto le ragazze ma eh, adesso la stagione rallenta o ci sarà comunque eh, come possiamo dire eh, già una visione al 2020 noi già siamo in marzo del 2020 Adesso ci sono i prossimi appuntamenti, come diceva prima le ragazze. Saremo presenti l'1 dicembre a Battiati, dove avremo il campionato regionale di due system e due show. La settimana successiva saremo a Genova, dove ci sarà l'Open d'Italia con tutte le discipline, quindi due system e due show, fighting system e nevazza, altra disciplina di cui ancora oggi non abbiamo parlato, perché magari non c'è nessuno dei rappresentanti. E già ci prepariamo anche per quello che per noi è un importantissimo evento dedicato ai bambini, nel mese di dicembre, che è la Coppa Natale, dove saranno presenti dalla nostra società oltre 500 bambini. Avvocato e Petino. poi ci prepariamo per il 2020. Eh, Avorrato Pedino, gli eventi comunque sempre per quanto riguarda la lotta anche a Catania non, non sono terminati, si continuerà anche più avanti il 24 con un altro evento molto importante. Ehm, Cosa possiamo però andare ad aggiungere su questo evento che si è appena concluso del 2 e 3 novembre? La risposta alla fine è stata positiva sotto ogni aspetto, vi aspettavate qualcosa di più o qualcosa di meno, anzi è andato sopra le vostre aspettative? No, è andata benissimo, ripeto, per tutto quello che è stato, benissimo dal punto di vista sportivo, educazionale, perché tutti questi ragazzi, dico, eh, praticando il jiu-jitsu sono abituati non solo a praticare sport, ma anche una disciplina per la mente, perché educa la mente, educa il corpo, si impara a controllare, si impara ad utilizzare l'energia dell'avversario, convertendola in energia propria per batterlo. È stato interessante. Dal punto di vista dei numeri, dico tra l'altro, Catania è stata straordinaria, perché prima con la società Daikidoju, secondo posto assoluto un'altra scuola di Catania, la Black Belt, Black Belt School, sempre di Catania. Avere Catania sul tetto d'Italia, prima e seconda. Non è cosa da poco, tutto il resto dell'Italia si è accodata. Soprattutto per due anni di fila. Per due anni di fila da Kidojo e da anni che vince questo... gli assoluti. Credo anche da qualche anno sì. in più. Presidente Puglisi, siete anche in, a Catania in molte sedi. È uno sport comunque che fa sentire la sua presenza anche all'interno dell'ambito scolastico? Sì, diciamo che noi siamo presenti in varie sedi. Eh, su Catania proprio abbiamo, siamo presenti alla First Fitness, ai Muri Antichi, a Torre del Grifo a Mister Bianco, sempre qua su Catania, in altre sedi. Eh, per me è molto importante la diffusione del jiu-jitsu, perché crediamo nello sport che facciamo, soprattutto come forma di educazione nei ragazzi che oggi stanno crescendo. Nonché anche per le ragazze che oggi sono qua presenti, sono una dimostrazione del fatto che le arti marziali non sono uno sport dedicato solo agli uomini, ma anzi le donne oggi la fanno da padrona. Eh, in molti casi per loro serve anche per aumentare la loro autostima, essere in grado anche di potersi difendere da quelle che possono essere le varie problematiche che possono affrontare oggi quotidianamente nella strada e anche essere un po' migliori a scuola e nella vita. Per ecco. noi è lo sport è importantissimo che vada di pari passo con la scuola. Al di fuori anche di un'autodifesa, come diceva lei, ma quali sono i valori che vuole insegnare questo sport? Il eh rispetto soprattutto verso gli altri, che è la base fondamentale di quello che noi facciamo, eh, soprattutto il sacrificio, che è una delle cose che oggi manca ai ragazzi perché non sono abituati molte volte a comprendere che solo attraverso il loro rispettivo sacrificio possono ottenere dei risultati. Questo è quello su cui noi miriamo. Per noi, il risultato che loro ottengono, come la vittoria o la medaglia, è solo una parte del loro lavoro che noi andiamo a svolgere. Per noi, la parte fondamentale è la formazione che riusciamo a trasmettere e la creazione de de degli uomini e delle donne che possono uscire per il futuro dalla palestra. Un'ultima domanda all'Avvocato Petino, perché ormai stiamo andando in chiusura con la parentesi del Jiu Jitsu. Ci sarà modo e possibilità di ospitare altri eventi importanti per quanto riguarda il Jiu Jitsu a Catania nel breve o nel lungo termine? E il Jiu Jitsu, bisogna chiedere alla FIGILCAM se, se di nuovamente investirà a Catania. Indubbiamente eventi sportivi a Catania, sì, perché vedo Catania eh, ci sono una serie di incentivi che la nuova amministrazione ha portato avanti, per esempio il fatto che. La tassa di soggiorno è dimezzata per tutti gli atleti e questo è un incentivo ad avvicinarsi alla nostra città, che peraltro turisticamente è straordinaria. Ripeto, anche l'aiuto che il Comune dà riattribuendo una quota della tassa di soggiorno come, da, come sponsorizzazione da parte del Comune alle società che organizzano gli eventi, porterà altro a Catania. In cantiere ci sono un sacco di cose. Questo, e avremo se, modo anche di parlarne qui al sport, prego. Se posso rispondere Presidente. io? Siccome la, la nostra è una grande federazione. La Fircam oggi è la quinta o la sesta federazione in Italia dopo altri sport ritenuti più importanti. Eh, qui a Catania la Fircam è stata presente con tutti i suoi settori, sia il judo, la lotta, il karate, eh, con noi col jiu-jitsu. Eh, abbiamo avuto i complimenti anche da parte del nostro presidente Domenico Falcone e eh, con molta probabilità saranno eventi che si ripeteranno nella nostra città. Bene, eh, io sono contento di avervi ospitato qui a All Sport, sicuramente anche con il passare eh, delle settimane e con la stagione che andrà avanti ci sarà modo anche di ritrovarvi qui per continuare a parlare di Jiu Jitsu negli studi di Globus Television. Grazie, buona serata grazie, e grazie, noi grazie, buonasera. chiudiamo buonasera. la parentesi del Jiu Jitsu e passiamo alla pallamano, ma dopo la pubblicità. 1896, mentre ad Atene è il primo anno delle Olimpiadi dell'era moderna e Spiridon Lewis vince la maratona, a Catania apre il primo punto vendita che diventerà un riferimento assoluto per lo sport italiano. Nasce Zacca Sport. campione in numerosi tornei di braccio di ferro, l'atleta Orazio Zacca nel 1960 scrive la prima enciclopedia sportiva pubblicata in Italia insieme al suo primo libro, Come si vince al braccio di ferro. Oggi Zacca Sport è l'azienda italiana più storica nel panorama del fitness e da sempre seleziona e distribuisce solo i migliori articoli sportivi. Goditi il piacere di fare il parco. Subito ai prezzi più bassi in 7 negozi su 6.000 metri quadri di locali, oppure su www.zaccasport.com e godi oggi della promozione a 20 mesi a tasso zero, Zacca al servizio dello sport zaccasport.com Ciao! Quando finisci le cartucce o i toner per la stampante? Vieni da prink! Trovi sempre la cartuccia che cerchi. Perché io le ho tutte. Prink, cartucce ad ogni costo. Cartucce e toner? Vieni da Prink. A Catania, in Viale Vittorio Veneto 13. Telefono 095 37 27 28. Prink, orario continuato dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 20. E il sabato sino alle 13. Prink! Eccoci tornati in studio e adesso apriamo la parentesi per quanto riguarda la grande esclusiva di Globus Television per questa stagione agonistica 2019-2020, ovvero la pallamano perché seguiremo tutto il girone siciliano di Serie B e anche questa settimana sono venuti a trovarci ospiti di un'altra squadra che sta com combattendo per questa promozione tra virgolette nella categoria superiore, ovvero la retusa. Buonasera a tutti, io vado a salutare il direttore tecnico della squadra Alfio Settembre. E Santoro Lorenzo atleta e il responsabile del settore femminile Signorelli Salvatore buonasera allora intanto dati alla mano perché già siamo giunti alla terza giornata tra pochissimo ci sarà la quarta siete la seconda forza di questo campionato almeno con i primi risultati 5 punti conquistati È positivo per voi o vi aspettavate il primo posto? No, no, noi diciamo, il campionato di Serie B lo affrontiamo con una squadra che è composta nella quasi totalità da giocatori di under 19, e addirittura under 17, e a cui sono affiancati dei giocatori invece di maggiore esperienza che diciamo, fanno da chioccia per i nostri ragazzi. L'obiettivo della società è quello di far crescere i propri ragazzi e di riuscire a costruire un gruppo di siracusani con cui magari tra qualche anno poter affrontare campionati di maggiore spessore e di più importanza. Il secondo posto è dove volevamo essere fermo restando che comunque non ci poniamo limiti. E sabato prossimo apriamo una partita di cartello che, che è lo scontro diretto lo scontro proprio diretto, con Scirli che, che è il primo posto noi andiamo a giocare la nostra partita senza nessun tipo di pressione solo quella che di fare la nostra palla a mano e divertirci e divertire e infatti io prima di passare a Lorenzo volevo andare anche a vedere grazie anche all'ausilio della regia eh, la classifica dopo tre giornate che vede Scirli al primo posto con sei punti Aretusa secondo con cinque Ragusa terzo con quarto poi l'HB Messina tre punti Enna, il giovinetto e Mascalucia con due punti, chiude il Messana a zero punti, ricordiamo che quest'anno secondo le nuove norme non ci sarà retrocessione per quest'annata quest andiamo anche a vedere tutti i risultati sempre grazie all'ausilio della regia di questa terza giornata dove vede l'Aretusa proprio battere in casa 22 a 12, e il Messana l'HB Messina perde 38 a 24 in casa contro Scilli, poi l'Orlando Enna supera 36 a 24, l'Etna Mascaluccia e Ragusa batte il giovinetto 31 a 27. E, passando a Lorenzo, Lorenzo tu intanto quanto tempo hai che giochi con la Retusa, come ti stai trovando con la squadra, col Mister e con i compagni? Io gioco nella Retusa da due anni, da quando è stata fondata, appunto mi, mi trovo benissimo. È stata una scelta azzeccatissima per la voglia che avevo di fare pallamano. Eh, il nostro motto è sempre. Pactano verbo, vogliamo fare i fatti senza, e parlare poco. Eh, finora ci, siamo, ci stiamo riuscendo. Ci siamo riusciti l'anno scorso. Siamo arrivati secondi, facendo un campionato bellissimo e speriamo di ripeterci anche quest'anno e magari superarci. E col tecnico come ti stai trovando? Eh, io con lui ho un rapporto bellissimo. Ci conosciamo da dieci anni. Ho iniziato a giocare a pallamano con lui. Eh, siamo, ci siamo ritrovati anche adesso nella Retusa ed è una cosa molto positiva per me. E questo è sempre buono, soprattutto quando si crea un ottimo clima all'interno delle squadre. Invece al Salvatore Signorelli vorrei domandare, essendo responsabile del settore femminile, come sta andando il settore femminile proprio della Retusa? Allora, noi facciamo un campionato di A2, la A2 è un campionato nazionale, cioè, abbiamo due squadre del sud Italia, andiamo a giocare nel Lazio, in Campania, in, in Puglia. E quindi un cambiato abbastanza impegnativo eh, duro e impegnativo specialmente la 2 molte squadre sono um, rafforzate mh, per, eh, spendendo anche parecchi soldi per, eh, per la promozione tipo l'Erice ha fatto proprio una squadra addirittura secondo me dei primi posti di A1, non di A2 noi abbiamo, come anche il settore maschile la nostra politica abbiamo parecchi giovani molti 17, 18 anni Abbiamo, abbiamo preso anche, siccome le, la pallamano femminile non è molto sviluppata qua, qua da noi, abbiamo preso diciamo, ragazze da tutta diciamo, la Sicilia orientale, abbiamo ragazze di Catania, di Enna, di Scigli e stiamo cercando di fare a Siracusa un qualcosa per poter puntare negli anni futuri, poter puntare in alto. Ecco, infatti proprio questa domanda poi la rivolgerò eh, anche al direttore settembre. Si punta più a valorizzare le ragazze per farle andare poi in categorie superiori o cercare anche di portare la redusa in categorie superiori col il proprio vivaio? Il nostro obiettivo è di portarla, giustamente, con le nostre ragazze in categorie superiori. Poi, là sopraggiungono altri problemi, soprattutto di carattere economico, perché affrontare una a uno eh, è, è molto impegnativo. Quindi, da là poi bisogna avere sponsor, avere. Cioè, bisogna avere la parte economica, se si accompagna anche una parte economica, senza dubbio noi... Vogliamo puntare con i nostri giovani sia se il settore maschile che il femminile a puntare sempre più in alto. Anche in quel caso non si andrebbero a porre obiettivi infatti rivolgo anche la stessa domanda a lei perché mi diceva prima ci sono molti under 19, under 17, sì. una squadra comunque molto giovane, dunque si punta comunque per la situazione anche attuale della squadra, valorizzarli per mandarli via e cercare anche di eh, mettere da parte qualche cosa per eh, prendere anche qualche altro giovane promettente come una sorta di primavera o cercare anche di portarla no. a retusione? L'obiettivo è assolutamente quello di far crescere i nostri ragazzi come gruppo e di con loro raggiungere gli obiettivi che saremo capaci di poter raggiungere. L'esempio è che quest'anno noi avremmo potuto benissimo fare richiesta per il ripescaggio in A2. E sarebbe un ripescaggio che sarebbe stato sicuramente accettato. Non abbiamo fatto la richiesta proprio perché abbiamo ritenuto che sarebbe stato un passo troppo, eh, troppo avanti per quello che è la loro crescita. Quindi avremmo rischiato di bruciare un gruppo che invece è molto promettente, che continuando a lavorare senza grossi impegni e stress emotivi e psicologici può sicuramente da qui a due anni avere uno zoccolo duro di Siracusani, su cui poi probabilmente è necessario innestare qualche elemento esperto straniero che viene da altre realtà. Però noi vorremmo arrivarci con una squadra di siracusani fatta da siracusani. Anche per non dare punti di riferimento agli avversari, perché spesso poi ci si conosce anche in queste categorie all'interno. Sì, diciamo, quello sarebbe cioè, il nostro sogno: è di riuscire così come era tempo addietro a Siracusa, di avere un nucleo di siracusani che possono. E portare avanti la palla a mano Siracusana in, in Italia Lorenzo invece addentrandoci su quest'ultima partita ovvero quella della terza giornata dove avete battuto 22 a 12 Messana come è stata una partita semplice stiamo andando a dare un occhio anche ai veloci risultati cominciamo a vedere in questa giornata e chiedo anche alla regia se può mandarla nuovamente la grafica della terza giornata dove la Retusa ripeto, ha battuto il Messana 22 a 12 poi Messina invece perde 24 a 38 con Scirli Enna batte Mascalucia 36 a 24 e Ragusa vince 31 a 27 contro il Giovinetto. Che giornata è stata perché per la prima volta vediamo anche uno scarto di 10 gol all'interno di una partita. Sì, è stata una partita, ce la siamo complicata un po' da soli. Abbiamo sbagliato parecchi tiri, però abbiamo difeso bene. Infatti, abbiamo preso appena 12 gol. Questo ci permette di essere la difesa migliore del campionato, mi sembra. Abbiamo segnato anche poco perché 22 ne avremmo potuto fare molti di più Ma comunque guardiamo già alla prossima Abbiamo la testa allo Scigli di sabato E eh, sarà una partita molto tosta perché Diciamo che chi vince già prende punti pesanti per quanto riguarda il primo posto Certo, certo, sarà una partita con, tra prima e seconda Lo Scigli se vincerà tra pu due punti sopra di noi ci, no. ci firmeresti per un pareggio in una partita di questa? Onestamente no, c'è cioè io punto sempre a vincere, quindi se riusciremo a vincere bene, se perderemo ce ne faremo una ragione, andremo avanti. Però... In queste partite non, non si può aspettare per niente, è anche giusto così. E prima di domandare qualche altro aneddoto a Signorelli per quanto riguarda il settore femminile, io chiedo alla regia di mandare invece il, turno, il prossimo turno, ovvero quello della quarta giornata, che vedrà Scicli affrontare proprio la Retusa, poi il giovinetto contro l'Orlando Enna. Letta Masca Lucia se la vedrà contro la Messina, mentre Messana giocherà l'ultima gara della giornata contro la Pallamano Ragusa c'è anche segnata come potete vedere in sovraimpressione la telecamera proprio sulla partita di Agriblu Scilli Pallamano Aretusa perché ricordiamo che come grande esclusiva di Globus Television in differita martedì alle ore 22 potrete rivedere la gara sempre sui nostri canali 819 il Digitale Terrestre che si svolgerà sabato 9 novembre alle ore 19 Tornando in studio a Salvatore Signorelli vorrei domandare, per quanto riguarda invece questo settore femminile, come è iniziata la stagione? Perché l'annata mi diceva è promettente, ma in questi primi risultati come sta andando? Mm, è iniziato un po' male. Abbiamo fatto tre partite, abbiamo, le abbiamo perse tutte e tre. Abbiamo avuto un, un inizio stagione un po' difficoltoso, abbiamo avuto parecchi infortuni, quindi siamo andati, le prime partite siamo andati eh, un po' con le giocatrici contate. Ora domenica prossima giochiamo a Benevento e speriamo di cioè, ce la metteremo tutta per prendere, prendere questa prima vittoria perché proprio ci serve proprio come morale senza dubbio. Direttore settembre, stiamo andando in chiusura per quanto riguarda la parentesi della pallamano. Io le pongo la stessa domanda e faccio a tutti i nostri ospiti ogni settimana come chiusura. Dove vi aspettate di essere a fine stagione? Ma diciamo che a fine stagione, per quello che riguarda la prima squadra, eh, dovunque dovessimo essere, saremmo contenti di esserci perché comunque l'obiettivo lo non è quello di vincere il campionato, ma è quello di far dare a loro la possibilità di crescere. Sul settore giovanile abbiamo delle ambizioni un po' più precise, nel senso che noi abbiamo un gruppo di under 15. Eh, che è molto strutturato, molto forte, in parte composto da ragazzini under 13 che lo scorso anno hanno vinto il titolo nazionale, per cui sul settore giovanile under 15 è quello su cui puntiamo maggiormente quest'anno. E lì diciamo, l'obiettivo sarebbe quello di arrivare sicuramente alla finale regionale. Grazie, allora in bocca al lupo per quanto riguarda questa stagione per il settore femminile, per il settore giovanile e anche per la prima squadra che sta disputando il campionato di Serie B, ovviamente Girone siciliano. Io vi ringrazio per essere stati... Qui con noi, e sicuramente nel corso della stagione, anche con voi, ci sarà modo di rivederci per commentare l'andamento di tutte le vostre squadre, sia a livello regionale, anche femminile, a livello nazionale. E con la parentesi della, della palla a mano noi chiudiamo qua, ma prima vi ricordo il doppio appuntamento di Globus Tele Television proprio per l'Handball. Domani alle ore 17 handball mania sempre sui nostri canali e vi ricordo sempre una partita ogni settimana in differita il martedì alle ore 22 proprio del campionato di Serie B. Questa settimana sarà la sfida tra Scicli e Aretusa. Momentaneamente noi ci fermiamo qua, dopo lo stacchetto proprio sulla palla a mano rientreremo in studio con nello Failla e la palla a volo. 1896-2030. Ad È il primo anno delle Olimpiadi dell'era moderna. Spiriton Lewis vince la maratona. A Catania apre il primo punto vendita che diventerà un riferimento assoluto per lo sport italiano. Nasce Zaccasport. campione in numerosi tornei di braccio di ferro. <coughs> Razzio Zacca nel 1960 scrive la prima enciclopedia sportiva pubblicata in Italia Ma insieme al suo primo libro, vicinamme. Come si vince al braccio di ferro. Oggi Zacca Sport è l'azienda italiana più storica nel panorama del fitness e da sempre seleziona e distribuisce solo i migliori articoli sportivi. Goditi il piacere di fare il parco. Subito ai prezzi più bassi in 7 negozi su 6000 metri 2 di locali. Oppure su www.zaccasport.com. E godi oggi della promozione a 20 mesi a tasso zero. Zacca al servizio dello sport. ZaccaSport.com. Ciao, quando finisci le cartucce o i toner per la stampante, vieni da Prink Trovi sempre la cartuccia che cerchi. Perché io le ho tutte. Prink, cartucce ad ogni costo. Cartucce e toner? Vieni da Prink. A Catania, in Viale Vittorio Veneto 13. Telefono 095 37 27 28. Prink, orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20. E il sabato sino alle 13. Prink! Torniamo in studio, dopo, la secondo, dopo il secondo blocco pubblicitario, buonasera nuovamente per chi si fosse appena collegato da Edoardo Barbera, torniamo in studio, terza parte di programma, qui già con me c'è pronto per parlarci di pallavolo il nostro Nello Failla, ciao Nello, buonasera. buonasera. Buonasera a tutti, ciao Edoardo, dopo tante belle ragazze adesso ti tocco io, pazienza, <ride> che vuoi fare? Ai ai ai, Nello, sempre spiritoso. anche prima di cominciare la parentesi della palla a volo. Eh, questa settimana non ci, non ci concentriamo principalmente a livello regionale, ma parleremo a livello nazionale perché si è disputata la Supercoppa a Civitanova davanti 3.960 persone, durata 2 ore e 22 minuti tra Perugia e Modena, che ha visto Perugia trionfare proprio su Modena al tie break per 3 a 2. Intanto ti leggo due parziali e poi tu ci darai la tua lettura del match ovvero 27 a 25 il primo 23 a 25 il secondo e 25 a 23 il terzo 18 a 25 il quarto vince perugia 15 a 12 al tie break sì allora innanzitutto quando si incontrano due squadre di questo livello parlare di vittoria forse alla fine non, non è neanche troppo giusto perché le squadre in campo si sono assolutamente equivalse da un lato uno stratosferico Leon, eh, il cubano posto 4. Che sicuramente tutti gli appassionati di pallavolo ormai conoscono a memoria, che ha tirato delle fiondate incredibili, anzi, del, <ride> dei proprio dei boiler con Andrea Lucchetto. Eh, adesso vediamo in sottofondo, tra l'altro, delle, delle immagini. La regia ci manda delle immagini di questa grandissima partita. E, dicevo, da un lato abbiamo il cubano Leon che colpisce la palla in maniera forte e molto alta, dall'altro abbiamo avuto uno stratosferico Zaizev eh, che ha messo a terra ben 30 palloni, che per una partita di questo livello non sono per niente pochi, senza contare tutti gli altri pinattori, perché se poi alla fine Perugia è riuscita a vincere. Lo deve oltre a Leon anche al, al suo grandissimo opposto, eh, quindi eh, tra l'altro ha fatto una grande partita anche il centrale eh, Perugino che ha messo parecchi palloni a terra anche oltre molti muri. quindi cioè, eh, L'opposto è a cioè, ecco, non, non mi viene in quel momento il nome. Eh, che proprio alla fine, cioè quindi al tie break, ha messo in campo le battute. Decisive per questa vittoria. Come hai visto lo Zar perché, nonostante i 30 punti, comunque non, non è riuscito a portare la coppa insieme a Modena? Ma da un punto di vista tecnico, devo dire che Zaizev lo trovo rivitalizzato anche perché adesso, giocando da opposto, il Gianni, che è l'allenatore di Modena, gli ha dato la possibilità di non ricevere, quindi, non ricevendo, si può concentrare assolutamente sull'attacco sull e sul servizio, e questo si vede. Eh, con tanti 30 punti, 30 palloni che ha messo a terra, quindi io l'ho visto bene. Eh, ho visto bene in Modena anche un Anderson, un grandissimo schiacciatore, che ha avuto eh, una percentuale di positività dell'85% per uno schiacciatore di mano che è di posto 4, che è tantissimo. Una Supercoppa in questo periodo dell'anno? Quanto incide a due squadre comunque che hanno impegni anche a livello europeo? In, ovviamente, stiamo parlando di due squadre di Superlega, fra le due delle tre più forti d'Italia, insieme alla Lube Civitanova. Beh, innanzitutto dobbiamo dire che queste squadre non sono solo le più forti d'Italia, ma sono anche fra le più forti d'Europa. Questo eh, bisogna sottolinearlo. Poi, secondo me, è un, eh, un ottimo allenamento in vista di, delle gare impegnative e in vista del campionato che è già iniziato. Siamo alla terza giornata, se non erro. Ecco, infatti proprio per quanto riguarda il campionato difficile, perché siamo sempre là, ci sono 3-4 squadre che si giocano tranquillamente, Scudetto e Coppa Italia. Ma tu chi vedi favorito in Coppa Italia, considerando che è un percorso più veloce e più snello rispetto a quello del campionato, in campionato proprio? Ma guarda, le squadre favorite sono sempre le solite 4 che si sono giocate questa finale di Supercoppa, che hanno fatto questo concentramento di Supercoppa. Quindi fra queste squadre la differenza è davvero risibile è davvero pochissima la differenza lo fanno le persone che mettono dentro la palla giusta al momento giusto poi per il resto le squadre praticamente si equivalgono Chiudendo la parentesi per quanto riguarda invece la Supercoppa passando alla nostra Sicilia ti chiedo come è andata Modica che è l'ultima rappresentante della Sicilia per quanto riguarda la nuova Serie A3 Sì, è un piacere parlare di Modica è un piacere parlare della squadra allenata da Beppe Bua che è stato anche mio avversario in campo quindi tra l'altro saluto e una squadra che sta sorprendendo perché già alla seconda vittoria anche se per 3 a 2 però vincere in A3 non è mai semplice e questa vittoria col Sabaudia appunto per 3 a 2 è stata strappata proprio coi denti tra l'altro nel Sabaudia vorrei fare questa piccola annotazione 31 palloni messi a terra da Cesare Grati, che noi conosciamo bene perché l'anno scorso giocava a Catania 2. Nonostante tutto non sono riusciti a eh, Sabaudi a vincere eh, e quindi i ragazzi di Beppe Bua hanno portato eh, a termine quest'altra vittoria. Vorrei indicare fra i migliori sempre i fratelli Raso e il nostro amico Stefano Ghillemi. E' anche Tino Hansic che sta cominciando a ingranare sempre di più in questo campionato. È una squadra che continua sempre a ingranare, come sottolineavi tu stesso, però ancora i risultati sono molto stentati, cioè non abbiamo visto delle grandi vittorie. No, ha già vinto due, due partite su tre. Sì, no, parlo per quanto riguarda i risultati, comunque al tie break 3 a 2, ancora non sono arrivati 3-0. Eh, ma sai, Edoardo, è difficile. La 3 è difficile perché le squadre sono molto, molto equivalenti. È difficile che una squadra si stacchi nettamente. Quindi da questo lo vediamo con molti 3 a 2 che troviamo in questo campionato. Quindi... Abbiamo ancora qualche minuto, qualche sì. battuta sempre su Modica e poi sempre sulla pallavolo per quanto riguarda a livello globale. Sì, il Modica, ripeto, è una squadra che io vedo bene perché sono tutti ragazzi e vedo in evoluzione. Quando eh, ognuno riuscirà a fare meccanicamente, automaticamente tutti i movimenti del suo compito, penso che ne vedremo delle belle. E per quanto riguarda, volevo invece spendere una parola per la, per la Serie B perché sì. si è giocato pure la Serie B maschile, abbiamo le tue anni con tre successi in tre gare, quindi praticamente a punteggio pieno. Purtroppo il campionato di Serie B è un po' falsato tutte queste pause che ci sono certo ricordiamo mancano tre squadre esatto. sono 11 invece di 14 nel giro esatto di serie quindi B. le altre squadre per esempio AC Castello non ha giocato questa settimana eh, non ha giocato eh, neanche mh, la, la squadra di Fabrizio Petrone la Gupe. La Gupe. quindi voglio dire è, è un po' difficile stilare una classifica però dobbiamo annotare che il litoianni di, di Buonaccorso ha vinto già tre partite quindi si propone come una potenziale squadra per il salto di categoria. Bene, Nello, noi siamo ormai in chiusura, abbiamo anche avuto modo infatti di sentire nel corso delle scorse puntate i protagonisti di questa Serie B: eh, fra il presidente Pulvirenti della Saturni, abbiamo avuto proprio eh, Mr. Petrone qui con noi. Sicuramente anche nel corso delle prossime puntate ci sarà modo per approfondire ancora meglio questa Serie B. Io ti ringrazio per essere stato anche questa settimana con noi, ci sarà modo anche la prossima, eh, il prossimo giovedì per continuare a parlare di volley a livello nazionale. E sempre ovviamente con un occhio di riguardo alla nostra Sicilia. Noi chiudiamo momentaneamente Stacchetto e poi torneremo con Valerio Trappsoni e il ciclismo. Matt Anderson in Bagher non può attaccare Galiberda. L'opportunità adesso è per Perugia. Drugoschi attacca Alaber. Oh, oh, uh, Spikeball coi piedi a terra in mezzo al campo. Che attacco! Ogdo, oh, ricezione ci va lui e va a attaccare questo pallone che non passa. L'attacco di Van Zaiz è diagonale. Osso di di ricezione, l'attacco di Matt Anderson. Bene, riccoci tornati in studio, ultima parte di programma, abbiamo chiuso la parentesi e la pallavolo. Avete visto qualche altra immagine per quanto riguarda la Supercoppa vinta da Perugia contro Modena al tie, al tie break per 3-2. Noi siamo di nuovo qui negli studi Globus Television e adesso apriamo le capsonate del nostro Valerio Capsoni e parliamo di ciclismo. Ciao Valerio! Edoardo, buonasera e buonasera ai nostri amici a casa. Valerio, io intanto andrei a ripercorrere questo percorso che abbiamo iniziato due settimane fa con la presentazione del Giro d'Italia 2020, per chi ci seguisse anche oggi per la prima volta, ricordiamo che il Giro d'Italia inizierà dall'Ungheria e poi la quarta, la quinta e la sesta tappa saranno proprio qua in Sicilia rispettivamente, la quarta Monreale a Rigento, poi Enna Etna, la quinta che sappiamo è la tua preferita eh, pure infatti. e la sesta chiuderà con Catania, Villa Franca Tirrena. E eh, infatti proprio di questo parleremo stasera, perché l'argomento della serata Edoardo si ricollega proprio all'Etna. Ehm quello di cui eh, vorrei parlare stasera è proprio il resoconto della giornata di domenica scorsa che abbiamo trascorso insieme sull'Etna ma prima devo raccontare ai nostri amici un antefatto che eh, si rifà qualche mese fa eh, un nostro amico appassionato di ciclismo l'ingegner Fabio Laferla di Trecastagni eh, ha un'intuizione una visione potremmo dire e propone un percorso a RCS proprio sul versante di Etna Nord manda un dossier eh, questo percorso si sviluppa da Sant'Alfio passando su per la Mare Neve fino a Piano Provenzana e poi arrivare a 2850 metri di quota sull'Etna all'osservatorio vulcanologico tramite addirittura lo sterrato. Lui nel dossier, anche con l'intervento autorevole di un scienziato dell'INGV eh, di Catania, Marco Neri, e, mh, insomma, dimostra la possibile fattibilità di questo percorso eh, compattando il percorso sterrato fino a 2850 metri e sottopone tutto a... Eh, RCS, accendendo in questo modo un faro eh, su quello che è il versante nord dell'Etna, che sappiamo in questi anni era stato escluso dagli arrivi delle varie tappe che siano sempre concentrati sul versante sud, tra il Rifugio Sapienza in due occasioni e eh, Piano Vetore, l'osservatorio astrofisico. Per ricollegarci al Giro d'Italia, la presentazione del Giro d'Italia eh, ci va a dimostrare che effettivamente RCS va a piazzare un arrivo su Etna Nord, quindi proprio a piano Provenzana. E quindi, a quanto pare, insomma, questo faro, questa attenzione che è stata puntata su Ethanord ha sortito i suoi effetti perché eh, effettivamente il RCS eh, ha recepito l'input e è andata a mettere l'arrivo lì nella tappa che è eh, con partenza da Enna. E quindi, eh, insomma, Fabio Laferla eh, nei giorni scorsi ha a questo punto organizzato un evento che servisse da cassa di risonanza per catalizzare ancora di più la. Attenzione su, su questa idea, su questo percorso, per proporre degli spunti possibili in futuro. Quindi eh, sabato pomeriggio, sabato sera presso l'hotel Villa Itria di Via Grande. Noi presenti, eh, ha invitato un bel po' di personalità del mondo del ciclismo nostro e non solo, perché erano presenti Damiano Caruso, il nostro insomma, amico corridore professionista di Ragusa. Poi Giampaolo Caruso, eh, Pierpaolo Ficara, eh, Francesco Romano. E poi tra gli ex eh, corridori ha invitato Angelo Canzonieri e Salvatore Criscione Ragusano, Presente Paolo Alberati poi il giorno dopo sull'Etna più eh, come ospiti illustri anche tre ragazze tra cui la campionessa del mondo junior unione su pista eh, Camilla Alessio più eh, Vania Cambelli e Silvia Valsecchi questo nutrito gruppo di corridori di altissimo livello più eh, alcuni appassionati il giorno dopo appunto partendo da Sant'Alfio con un'organizzazione capillare da parte di Fabio Laferla, che ha coinvolto l'INGV, la Protezione Civile, eh, i vigili urbani, i comuni insomma, interessati dal, dal percorso, c'è cioè la, la presenza dei sindaci, eh, ha appunto eh, organizzato questo evento con partenza da Sant'Alfio per arrivare fin lassù ai 2850 metri di Etna Nord all'osservatorio vulcanologico. Noi abbiamo seguito in, in scooter eh, la, il percorso su asfalto. Pensavo in bicicletta. In bicicletta, diciamo, non ci ho neanche <ride> pensato. Perché mi sarei staccato miseramente e quindi ho detto: a questo punto vado in scooter e almeno riesco a stare con loro perché il passo di questi corridori sicuramente non è il passo che avrei potuto tenere io con tutta la buona volontà, avrei avuto bisogno di una bici a pedalata assistita. Quindi eh, la carovana si è spostata eh, da Sant'Alfio lungo le dure rampe eh, prima di via Campanaro poi di Magazzeni, eh, la Mare Neve per andare a scollinare a 1630 metri, scendere due chilometri e andarsi a innestare con il percorso di quella che sarà eh, la tappa dell'Etna che verrà su da Lingua Glossa, quindi piano Provenzane e poi da lì cambio biciclette, eh, hanno posato le bici da corsa, hanno preso le mountain bike, qualcuno ha provato a salire anche con la gravel, con la bicicletta gravel e poi su fino a 2850 metri dove il tempo è cambiato radicalmente, hanno trovato condizioni eh, veramente difficili con vento fortissimo, grandine, temperature bassissime, comunque eh, tutto è andato per il meglio, eh, i ragazzi sono riusciti ad arrivare in cima e quindi possiamo dire che eh, l'esperimento eh, si, si può considerare soddisfacente. Quindi a questo punto chiedo alla nostra ammiraglia di eh, mandare il contributo, mentre intanto vedremo scorrere alcune immagini, alcuni video, il contributo che il nostro Damiano Caruso ha voluto lasciare come commento a questa giornata, quindi mentre lo ascoltiamo possiamo vedere alcune immagini, alcuni video, alcune foto di questa giornata. Giornata eh, che è andata oltre le aspettative perché ha conosciuto una persona che appunto di questo sport ne fa quasi una ragione di vita come Fabio Laferla. E da ringraziarlo perché sicuramente con un po' di sacrifici ha organizzato quello che potenzialmente potrebbe essere una pagina bella del, dello sport del ciclismo a livello mondiale perché lui praticamente propone qualcosa che non si è mai visto. In... Proprio la giornata in se stessa si è svolta in questo percorso, ipotetico percorso di 27 chilometri, una prima parte di. Di, di, di asfalto eh, e poi gli ultimi 8 chilometri, gli gli chilometri che appunto da 1800 da Piano Provenzana portano a questi 2800 metri che secondo me sono la parte più caratteristica del progetto diciamo che noi siamo stati collaudatori di questo di questo percorso e niente, che dire, la prima, parte è subito, è è duro, la prima parte è dura, la salita dei magazzini eh, non, è, non è semplice, però io dove mi vorrei soffermare appunto, è la, la parte sterrata, quella che poi andrebbe eh, sistemata per poter permettere ai corridori di, di scalarla in bici. Questa è la parte più bella. La parte più bella perché appunto il tracciato si svolge tra i 1800 metri e i 2800 metri di quota, eh, in uno scenario completamente nuovo che non ha, dove, il dove i corridoi non sono mai arrivati. Sicuramente, è un, un progetto molto ambizioso, e che comunque sia vale la pena. Appunto. Con, continuare a lavorarci sopra, sono sicuro che ci saranno tante difficoltà a livello logistico, però non, è niente, non è niente impossibile, se c'è appunto la volontà di chi lo propone, anche e soprattutto di chi poi lo deve realizzare, in questo caso come RCS, se anche loro sposano appunto l'idea dell'amico dell Fabio, eh, sicuramente è una cosa fattibile. Staremo a vedere, da, dal mio punto di vista tecnico secondo, sicuramente... Sarà una, un gesto atletico molto impegnativo perché non è facile pedalare già a quelle quote. E poi le pendenze ci sono dei tratti veramente impegnativi e niente, sicuramente, sicuramente uno, uno sforzo che si addice più appunto ai corridori che sono abituati a pedalare a quelle quote. Quindi mi, mi viene da pensare ai, colombiani, ai corridori colombiani. Un, un, non a caso un Bernal, esempio un Bernal del, del Tour de France, se lo metti a pedalare lì, questo già è già buono a dare a tutti un minuto e mezzo su una singola scalata. Che dire, eh, bella giornata, sicuramente eh, produttiva e eh, in bocca al lupo a Fabio, per il, gli auguro di vedere compiuto il suo progetto. Nonostante la bella giornata c'è da dire che gli scorci e i panorami sono davvero fantastici come pochi giornata in basso, in alto il tempo era siberiano, però si sa, quando ci sono questi sbalzi di quota, sai cosa trovi in basso, non sai cosa trovi in alto. Comunque il commento di Damiano è stato abbastanza esplicito. È un esperimento interessante, ci possono essere tante variabili, però come dicevo prima, intanto il faro su Etna Nord e sull'Etna in generale è acceso e puntato. Fabio Laferla si è adoperato, si è speso in prima persona affinché questo evento e questa idea venisse portata avanti, quindi eh, insomma non mettiamo anche il nostro contributo affinché l'Etna sia sempre al centro dell'attenzione del, del ciclismo mondiale, degli appassionati del ciclismo che conta e quindi benvengano queste iniziative, vedremo in futuro eh, che cosa succederà se RCS vorrà investire ulteriormente però un dato di fatto è che quest'anno per la prima volta nella storia il Giro d'Italia arriva a Piano Provenzana su un arrivo veramente impegnativo e quindi eh, questo sarà uno spettacolo assicurato. Anche per perché gli per gli quanto riguarda dalla prima parte del giro d'Italia, poi ci saranno le Alpi, gli Appennini andando più avanti, ma per questa fase iniziale del Giro d'Italia 2020 la tappa Eletton è sicuramente la più difficile sicuramente la più difficile, la più importante la più attesa e ripeto con questo arrivo con queste pendenze eh, ci sarà spettacolo, poi per quello che riguarda il discorso 2800 metri eh, vedremo in futuro che cosa potrà succedere ripeto le variabili sono molte tecnicamente eh, è stato comunque eh, dimostrato che si può eh, mettere uno strato compattante che eh, permetta alle biciclette da corsa di salire su, poi lì eh, bisogna vedere tante tante cose però ripeto l'idea di Fabio Laferla ehm, è stata portata avanti con entusiasmo, con passione e a mio parere RCS da questo orecchio ha cominciato a, a sentirci proprio perché ripeto da Etna Sud siamo passati eh, a Piano Provenzano, Etna Nord e questo già è un inizio. Valerio, io ti ringrazio per essere stato anche questa settimana qui con noi All Sport, con le prossime settimane andremo ad analizzare anche le singole tappe di questo Giro d'Italia 2020 perché sarà un lungo percorso ma ben articolato e soprattutto con i dettagli giusti che tu ogni settimana ci riesci a presentare. E poi in studio. bicicletta vi porterò immagini, contributi filmati perché pedalerò su questi percorsi e quindi li farò vivere in prima persona ai nostri amici a casa. E sicuramente avremo modo di vedere infatti altri contributi proprio per quanto riguarda questo inizio Giro d'Italia. 2020 però con qualche mese di anticipo. Noi concludiamo la puntata di oggi con il ciclismo, io vi ricordo solamente prima di chiudere gli ultimi eh, i soliti due appuntamenti per quanto riguarda la grande esclusiva di Globus Television ovvero la palla a mano domani venerdì alle ore 17 handball mania e poi ogni martedì alle ore 22 in replica ehm, una partita del, del girone siciliano per quanto riguarda la serie B proprio dell'handball grazie a Valerio Rapsoni che è qui con me grazie alla regia grazie anche a tutti gli ospiti che sono stati presenti con noi questa sera all sport noi ci rivediamo giovedì prossimo sempre alle ore 19 sempre su Globus television ciao